si sono spostati da un'altra parte della città, dalle Gallerie Ormus a Via Tomaseo, un gruppo di senza tetto che chiede però di essere ascoltato dal comune. Noi siamo con uno di loro, lei è un 41enne, nome d'arte Iago, il suo nome reale è un nome assolutamente comune, appunto 41 anni, vi hanno fatto spostare praticamente. Nuovamente. Lei come mai si trova oggi qua e in questa situazione? La situazione dura già da anni. Lei non ha un lavoro? Beh, se avessi un lavoro probabilmente non sarei qui a dormire in strada. Il comune vi sta aiutando? Perché c'è stato questo sgombero due giorni fa. Assolutamente no. Le ha provato a chiedere un aiuto? Conoscono la sua situazione? Certo, la conoscono benissimo. I residenti delle Ormus vi hanno detto, disturbavano, urlavano, avevano un pitbull. Erano anche abbastanza tranquilli. Qualcuno si è lamentato e poi probabilmente è arrivato lo sgombero. Lei che cosa chiede? E a chi? Che finalmente qualcuno riesca a darci almeno un alloggio, perché il dormitorio non è una cosa che va bene per tutti. Lei da quanto tempo sta vivendo in strada? E adesso già un bel po', non so esattamente quanto, ma un bel po'. Poi sono in una brutta depressione, quindi. Prima lei era in un dormitorio dove? No, non sono stato mai. Non è mai stato? Sono stato in dormitorio, ma ero molto piccolo. Non ha nessuno che la può aiutare a livello di amici, parenti? I miei parenti se ne fregano talmente. Ho un sacco di parenti ad Assemi, ma se ne fregano talmente. Lei risulta qui a Cagliari e praticamente che cosa si sente di dire? Perché insomma siamo a gennaio, temperature gelide, vi hanno fatto sgomberare dalle Ormus, ora siete in un altro riparo di fortuna sino a chissà quando. Chissà, non so neanche cosa dirmi, sinceramente. Il comune vi può, vi deve aiutare, conosce la vostra situazione, la sua? Sì. Dopo tutti questi articoli che sono usciti, che sembriamo dei teppisti di Serie A, quando non lo siamo. Guardi, non so cosa dire, sono solo demoralizzato e molto giù. C'è comunque la richiesta, lei dice non è un teppista. Come gli stavo dicendo prima dell'intervista, è venuta a mancare la mia compagna il mese scorso, quindi non so bene su quello. È stata una ulteriore botta. Non so, per niente bene, quindi ce l'ho sempre in testa e capibile assolutamente. Noi tramite la sua voce ringraziamo l'appello affinché il comune possa aiutare lei e gli altri suoi compagni che adesso non ci sono, che però tornano qui per avere un tetto, naturalmente.